vediamo in dettaglio come vengono fuori i numeri dell'esempio che abbiamo appena visto e poi la formula di Einstein che descrive l'urto tra un fotone e un singolo elettrone. Nell'esempio il materiale scelto, il metallo, è potassio, i cui elettroni più debolmente legati hanno un'energia di legame di 2,0 elettronvolt, che si chiama lavoro di estrazione, necessario per estrarre gli elettroni più debolmente legati. Vengono inviati tre fotoni, fotone rosso, verde e blu-viola, di lunghezze d'onda 700 nanometri, 550 nanometri e 400 nanometri. Per prima cosa dobbiamo vedere come vengono fuori questi numeri, che sono le energie dei singoli fotoni in elettronvolt. 1,77 elettronvolt è l'energia del fotone rosso, che non è sufficiente a vincere i 2 elettronvolt necessari per estrarre gli elettroni più legati più debolmente. Invece il fotone verde ce la fa, 2,25 elettronvolt è maggiore di 2, e ce la fa ancora meglio il fotone blu-viola, 3,1 elettronvolt. Di conseguenza il fotone blu-viola non solo riesce a estrarre l'elettrone, come fa anche il fotone verde, ma gli dà più energia cinetica. Questa energia cinetica è la differenza tra 3,1 elettronvolt meno 2 elettronvolt, cioè il fotone blu-viola impiega 2 di questi 3,1 elettronvolt per estrarre l'elettrone. Quello che avanza, l'energia in eccesso, cioè 1,1 elettronvolt, la utilizza per dare all'elettrone l'energia cinetica. Invece il fotone verde può dare un'energia cinetica all'elettrone minore, perché gli può dare soltanto l'energia in eccesso, 2,25 meno 2, quindi 0,25 elettronvolt. Vediamo quindi come vengono fuori i valori. Innanzitutto partiamo dalle lunghezze d'onda dei tre fotoni, poi con la formula della velocità della luce, formula inversa, frequenza uguale c su lunghezza d'onda, otteniamo la frequenza dei tre fotoni, quindi la luce rossa ha questa frequenza qua, questa luce verde ha questa frequenza e la luce blu-viola quest'altra. Quindi calcoliamo l'energia dei singoli fotoni con la formula di Einstein, H per F. Moltiplichiamo la costante di Planck per la frequenza che abbiamo appena trovato, otteniamo quindi l'energia del fotone in Joule. Poi la trasformiamo in elettronvolt dividendo per 1,60 per 10 alla meno 19, che è il fattore di conversione tra Joule e elettronvolt. Così otteniamo 1,77 elettronvolt, l'energia del fotone rosso. Facendo gli stessi calcoli otteniamo 2,25 elettronvolt l'energia del fotone verde e 3,09 elettronvolt l'energia del fotone blu-viola. Qui è riportato lo stesso disegno che abbiamo visto nell'immagine precedente, con il fotone rosso che non riesce a estrarre gli elettroni perché la sua energia è inferiore al lavoro di estrazione degli elettroni, anche quelli legati più debolmente nel potassio. Il fotone verde riesce a estrarre e dà un 0,25 di elettronvolt di energia cinetica, e il fotone blu-viola riesce a dare anche 1,1 elettronvolt di energia cinetica, la differenza, abbiamo detto, fra 3,1 elettronvolt meno 2. Questa è la formula di Einstein che descrive il bilancio energetico dell'urto fotone-elettrone. Questa è l'energia del fotone, per esempio 3,1 elettronvolt, meno il lavoro di estrazione, 2 elettronvolt. La differenza è l'energia cinetica degli elettroni estratti, 1,1 elettronvolt è l'energia cinetica però degli elettroni estratti, quelli che erano legati più debolmente, quindi è l'energia cinetica massima. Cioè sono gli elettroni che partono con la massima velocità, quelli che erano legati più debolmente nel potassio.